Mi chiamo Camillo Cardeo, vengo da Quarto Sant'Elena, la mia pizzeria è Pizzeria Sant'Antonio. Faccio il pizzaiolo da sempre. Mio padre aveva una pizzeria quando avevo 6 anni e da lì ho continuato sino a oggi. Ho 36 anni, aprile prossimo faccio 36 anni. Questo è un impasto alla curcuma con... posso leggere perché sono emozionato. Allora, vi spiego questa pizza qua. Questa pizza nasce perché era una pizza che prendeva, adesso ce l'abbiamo nel menù, una bambina che non c'è più in poche parole e ultimamente mangiava solo ed esclusivamente questi ingredienti. Io l'ho voluta chiamare pizza salutare, ha un'idratazione del 78%. Tengo a precisare questo, che presentando questa pizza non ho la presunzione di portare una cura contro il cancro assolutamente, ma in base alle ricerche personali sono riuscito a elaborare un mix di ingredienti che attraverso le loro proprietà possono prevenire alcuni tumori. L'idratazione è idratato l'impasto al 78%, una maturazione di 46 ore a temperatura controllata, lievitazione a temperatura ambiente 9 ore. È tagliata con una farina integrale col 30%, con il 63% l'ho tagliata con una farina zero con germe, la curcuma un 7%. L'impasto è stato fatto con lievito madre, contiene il 40% di latte di soia, contiene il restante 60% è acqua normale. Ho utilizzato un sale marino integrale perché è povero di sodio e contiene più sali minerali. Gli ingredienti sono mozzarella di riso, broccoli, verza, alici, olivanelle, olio extravergine bio toscano, aglio e pomodoro secco. L'olio extravergine d'oliva toscano è voluto apposta perché contiene su un litro d'olio, sono gli unici olivi al mondo che contengono, rispetto agli altri oli, su un litro contengono 400 mg di isoflavoni che sono molto utili per contrastare diversi tumori. Poi ad esempio anche i broccoli contengono tutti enzimi antitumorali, lo stesso la verza, lo stesso gli alici, qua è tutto spiegato in dettaglio, tutto la lavorazione che è stata fatta. Ho detto, stavo pensando, prima ho detto proprio allora, ma nessuno ha ancora azzardato a portare una curcuma, una canapa, visto e considerato che c'era la libertà di fare impasti e tu oggi ora me la presenti, quindi adesso la assaggiamo e vediamo un attimo, molto interessante. Grazie. Soprattutto. Alzate le palette, prego.